Massimo Di Molfetta di Corepla. Corepla è il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo, il recupero degli imballaggi in plastica. È venuto a spiegarci cosa succede quando noi facciamo la raccolta differenziata della plastica. Io, visto che siamo quasi in periodo natalizio, direi che cosa si può mettere nella raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Sì. La busta del salmone che magari adesso sotto Natale, via, si può mettere raccolta differenziata. Vogliamo fare una bella crema al mascarpone? Sì. Il contenitore del mascarpone, una volta vuoto, si può mettere nella raccolta differenziata, ecco, della plastica. Ti fermo un istante. Vai. Una volta vuoto e pulito o anche no? Allora, noi diciamo che i contenitori devono essere svuotati, perché lavare il contenitore sarebbe uno spreco di acqua, che è un bene prezioso, quindi diciamo svuotati. Possono essere messi in raccolta differenziata della plastica e poi avranno una seconda vita. È il momento di Max Mariola adesso.